21 agosto 1991, annullato l'attacco delle forze speciali alla Duma e grazie all'aperta diserzione di interi reparti anche tra i corazzati, il golpe in Unione Sovietica risulta inesorabilmente fallito. La rapidità della capitolazione aiuta a contenere il bilancio delle vittime, che risulta infine limitato ai 3 manifestanti caduti durante gli scontri di piazza e al suicidio di 3 cospiratori. Il 9, mi pare, ho fatto l'ultima conferenza stampa. Ho salutato tutti quanti, ho detto che il presidente partiva per le ferie. Ho ringraziato tutti i giornalisti accreditati a Mosca per il loro lavoro. Io sono partito da Mosca il 12, so che tu eri in Sardegna. Il 19 ero dalle mie parti, nel sud della Russia, a Sochi. All'alba mi hanno telefonato. Aspettavo quella telefonata, pensavo che fosse per invitarmi a tornare a Mosca per la firma del Trattato dell'Unione, perché col presidente eravamo d'accordo che ci saremmo riuniti tutti proprio intorno al 19-20. Il 20, infatti, doveva aver luogo la cerimonia della firma. A Mosca non c'era nessuno dei collaboratori, erano tutti in Crimea, a Sochi, al sud. Quindi alle 6:30 è squillato il telefono. Ho sollevato la cornetta e un mio amico, un giornalista di Sochi, mi dice: accendi in fretta la televisione, ti hanno fatto il colpo di Stato. A me l'hanno fatto. Ho acceso la televisione, a dire la verità non ho capito subito. Stavano leggendo un lungo, noioso, almeno a me pareva noioso, discorso di Lukianov. Mi era già capitato di sentirlo a Novoje Ogariovo. Le stesse parole, le stesse espressioni. Poi hanno cominciato a leggere i documenti del comitato dei golpisti e a quel punto ho capito che la cosa era estremamente seria. In quel momento il mio primo pensiero è stato di non spaventare i miei cari. E grazie al cielo non hanno capito subito il pericolo che stavamo correndo, che si trattava di un colpo di Stato, e nel nostro paese questo significa sangue, prigione,